Editing e montaggio di un video di un matrimonio. In questo video andiamo a vedere come faccio, considerando che, come ben sapete se mi seguite, io sono l'ideatore del primo servizio ibrido in Italia e attraverso il mio metodo di lavoro ibrido io vado a fare foto e video in autonomia. Ci sono dei momenti in cui siamo in due operatori ibridi però, quindi ognuno fa foto e video in autonomia da soli. E quindi andiamo a vedere insieme in questo video come vado a editare e a montare il video di uno dei miei recenti matrimoni. Infatti, questo l'ho quasi finito, quindi lo finiamo insieme, così vi faccio vedere, vi spiego tutte le fasi di editing e di montaggio di questo video, di modo che, se volete approcciarvi anche al mondo video di matrimonio, e soprattutto se volete approcciarvi al mio metodo ibrido, sapete come editare in modo anche semplice e montare il video di un matrimonio. Anche oggi ragazzi, eccoci qua, benvenuti in questo video. Siamo nello schermo del mio computer perché ho quasi finito questo video, perché non farlo vedere a voi per farvi vedere come vado a editare e montare i miei video di matrimonio. Se non mi conosci, mi chiamo Stefano Martelli, sono un fotografo professionista specializzato nei matrimoni. Qui sul mio canale YouTube parliamo della fotografia e della videografia dal punto di vista imprenditoriale. Quindi, pur essendo un tutorial, una piccola guida sul montaggio, dei video su Premiere per quanto riguarda i matrimoni, comunque capirai in questo video in che modo io vado a ottimizzare le tempistiche e tutti i procedimenti di editing e di montaggio. Questo aspetto, ricordati, è sempre molto importante quando vuoi fare il fotografo o il videomaker per lavoro, perché più tempo ci stai dietro ai lavori e meno guadagni, ok? Ripetiamo sempre questo concetto perché è importante, quindi se vuoi fare della fotografia o della videografia il tuo lavoro, o se già lo fai per lavoro ma vuoi ottimizzare i tuoi guadagni e i tuoi procedimenti lavorativi, tutti i tuoi processi, il tuo workflow, chiamiamolo un po' come volete. Devi essere consapevole che all'aumentare del tempo che tu dedichi a un lavoro ne viene meno il tuo guadagno. Cioè, a parità di cifra, se c'è videomaker A che chiede 1000, videomaker B che chiede 1000, ma se il videomaker A poi in post-produzione ci sta il doppio del videomaker B, potenzialmente, sta guadagnando la metà del videomaker B, ok? Se non hai capito, riascolta. E quindi all'aumentare del tempo diminuisce il nostro guadagno. Perché? Perché il tempo è denaro, ragazzi, e non è solo una diceria, ma è la pura verità. Quindi, come faccio io a editare, a montare il video di un matrimonio? Adesso mi scuserete se qui in basso a sinistra ci sono io, però è poco importante questa parte qua, non c'è niente di che. Adesso vi spiego. Innanzitutto, servizio ibrido, chiariamo una cosa. Servizio ibrido significa che io ai matrimoni faccio foto e video da solo, ok? Questo è il modello di business che io ho creato e che insegno a chi lo vuole imparare. Come sempre trovi tutte le informazioni in descrizione se anche tu vuoi imparare questa metodologia di lavoro e questo modello di business. Perché lo chiamo modello di business? Perché è una modalità di servizio, comunque nuova sul mercato, perché sono uno dei pochissimi, io sono il primo in Italia che lo propone, e comunque in tutta Italia penso che siamo, cioè, non arriviamo a essere più di 5 o 6, ecco, tra chi magari ha cercato di emularmi e chi l'ha imparato da me, perché comunque c'è ancora molta titubanza sull'imparare questo metodo, quindi io cerco di divulgare, di farvi capire che è un metodo che funziona, ragazzi, che può farvi veramente guadagnare tanto, può distinguervi dalla concorrenza. Il metodo di lavoro ibrido mi ha permesso di iniziare a offrire, oltre alle foto, anche il video. È un metodo semplice, ragazzi, che tutti possono imparare, quindi tutti lo potete imparare, non pensate che sia chissà cosa di così complesso. E questo mi ha permesso di offrire un servizio diverso dalla concorrenza, rivolto a quelle coppie di sposi che vogliono qualcosa di semplice, un video breve, un video di tutti i momenti salienti, non vogliono 2000 operatori e vogliono un servizio conveniente. Punto. Questa è la realtà dei fatti. Io guadagno di più, il cliente, in target, ovviamente ha un servizio che fa per lui.
come dico sempre, non è che il servizio ibrido è meglio dei classici servizi dove ci sono fotografi e videomaker che fanno foto e video separatamente, semplicemente è un approccio differente. Ci sono coppie di sposi che hanno delle esigenze per cui vogliono un video lungo, un video da più angolazioni, un video con più operatori, e allora non sceglieranno me, non sceglieranno il servizio ibrido. Ci sono coppie di sposi che vogliono il video ma non vogliono spendere cifre troppo alte, vogliono qualcosa di semplice, vogliono un video dei momenti salienti, un video breve, e quindi con il servizio ibrido questo si può fare. Quindi senza perderci ulteriormente in chiacchiere, questo però era doveroso dirtelo, perché appunto è così che io approccio anche l'editing e il montaggio video, cioè sono un insieme di clip brevi registrate di tutti i momenti salienti della giornata che io registro tra uno scatto e l'altro, tra una raffica di foto e l'altra. C'è anche ci sono dei frangenti, dei momenti in cui io faccio foto e video in modo contemporaneo con una macchina sopra e una sotto, quindi comunque se sei curioso trovi i miei video a riguardo, e quindi adesso andiamo a vedere. Quindi non è un video lungo con scene lunghe, innanzitutto è un video appunto dei momenti salienti e tutte le scene sono rallentate. Quindi la prima cosa che devi capire riguardante il mio metodo di lavoro, di montaggio e via dicendo, è che io appena apro Premiere vado subito nel pannello assemblaggio e vado ad importare tutte le clip del matrimonio che io vado a rinominare. Quindi prima di tutto io seleziono tutte le clip all'interno della cartella e le rinomino in ordine cronologico dalla 1 alla tot, in questo caso dalla 1 alla 232, e poi ci sono le clip del drone. Perché sì, oltre che fare foto e video da solo faccio anche il drone da solo, quindi tutte le clip le vado a importare, clip registrate in Full HD, quindi 1080p 60 fps. Questo mi permette, voi mi direte ma non fai un video in 4K? Sì, non è un'esigenza di mercato, ragazzi, io seguo, non mi importa niente se cioè delle mode dei fotografi o dei videomaker. Potrei sì fare video in 4K, ma mi appesantiscono la scheda di memoria e mi appesantiscono tutto, non è un'esigenza di mercato. Non ho ancora trovato clienti che vengono da me e mi dicono ah no, io voglio il video in 4K, se no non ti scelgo. Quindi non è ancora un'esigenza di mercato, magari tra un po' inizieranno a chiedermi video in 4K, li farò in 4K. Quindi questo per farvi capire il mio approccio, che non è fotografico, cioè non seguo l'ego, non è che voglio esaltarmi, dire ah no, io faccio il video in 4K, non mi interessa, io vado incontro alle esigenze di mercato. Da 60 fps poi cosa faccio? Seleziono tutte le clip, tasto destro, modifica, interpreta metraggio, e faccio presupponi questa frequenza fotogrammi adesso, perché ci sono anche altre tipologie di clip, quindi modifica e le metto tutte a 24 fps. Quindi cosa succede? Tutte le clip le trasformo da 60 a 24 fps, frame per secondo. Quindi se non sai cosa sono gli fps, sono semplicemente i frame, quindi le immagini all'interno di un che ci sono all'interno di un secondo di video. Quindi più fps ci sono, più il video è fluido, e portare un video da 60 a 24 fps mi permette di rallentarlo, quindi di dargli un effetto rallentato, meno della metà del video originale. Ovviamente mi chiederai perché 24 fps, non 30, perché 30 non mi piace, 24 mi piace di più, e però attenzione, non meno di 24, perché sennò il video sembrerebbe a scatti. Quindi diciamo che l'occhio umano percepisce fluidità dai 24 fps in su, quindi 24 fps va bene. Se avessi registrato a 120 fps probabilmente avrei portato le clip a 50 o 60 fps per intenderci, ok? Quindi una volta che io faccio così ho tutte le scene rallentate. Adesso mettiamo muto alle canzoni perché non voglio disturbare la mia voce, ok, perfetto.
Quindi come faccio io? Ok, una volta che hai capito questo, io inizio a prendere le clip e a importarle nel progetto, cioè qui, ok? Quindi facciamo finta che qui c'è vuoto, quindi sto iniziando il lavoro da zero. Cosa faccio? Inizio da video 1, quindi la prima clip la vado a portare e poi vado avanti così, quindi seleziono e metto nel progetto e vado avanti per tutte le clip, le metto tutte. Dopodiché, cosa faccio? Inizio a guardarle e a fare dei tagli. Ovviamente, vedi che questa clip è lunghissima, ok? E ci sono tutti i miei video, poi vengono fatti a mano libera, ok? Facendo foto e video, non posso utilizzare un gimbal o attrezzatura ingombrante o che non mi permette di passare da foto e video agevolmente, quindi faccio i video a mano libera. Vedrai che questo fa sì che, diciamo, i movimenti non siano fluidi al 100%, ma questo problema viene risolto, te lo farò vedere proprio stabilizzando il video in fase adesso di editing. Quindi sono troppo lunghe le scene, cosa faccio? Vado a tagliarle, quindi vedo secondo me qual è il momento migliore da tagliare e faccio qui il taglierino, taglio e conto circa 2, 3 o 4 secondi in base alla scena. Qui posso contare tra i 2 e 3 secondi, quindi faccio play, faccio 1, 2, 3, stop e taglio e vado a eliminare, a scartare il resto. Quindi questa è della clip 1, quello che vado a prendere, questi 2-3 secondi di clip. Poi vado ovviamente a eliminare i salti, quindi unire le clip successive e vado avanti. Quindi qui ad esempio potrei tagliare qui e fare 1, 2, 3, stop, elimina salti, quindi vado a scartare tutto il resto della clip e tengo quella. E così facendo play vediamo una scena dietro l'altra. Ok, ragazzi, non faccio transizioni strane, non faccio cose strane. Ok, e vado avanti così, taglio finché non arrivo a una lunghezza pari a due canzoni. Ok, i clienti, gli sposi, mi scelgono due canzoni, mi dicono due titoli. Vedi qua in basso, quelle verdi sono le clip audio, le due canzoni, una e una due. Quindi le metto insieme una accanto all'altra, più o meno di solito i miei video durano appunto 8 minuti, puoi vedere qui che dura quasi perfettamente 8 minuti, che è la media della durata di due canzoni, diciamo di solito siamo tra i 7 e i 10 minuti. Cerco di abbondare un po' con le clip, vedi che qui ho fatto dei tagli che la canzone, diciamo, più o meno finisce qui, ok, intorno ai 7 minuti e 48. E devo tagliare ancora qualche clip. Ok, cerchiamo di non fare il contrario, cioè di non arrivare verso la fine del lavoro che ho meno clip rispetto a quanto durano le canzoni, e questo mi costringerebbe a o tagliare le canzoni o riprendere delle clip che ho scartato. Quindi questa è la prima cosa. In questo caso le canzoni le ho sovrapposte, ok? Quindi mentre c'è una che in dissolvenza si abbassa di canzone, vedi qui le ho dato l'effetto dissolvenza, basta andare su effetti e effetti audio e dissolvenza, transizioni audio, dissolvenza esponenziale, tieni premuto e trasporti qua, e mentre una canzone va abbassandosi inizia quell'altra, ok? Questo è come ho fatto in questo video il passaggio da una canzone all'altra. Quindi una volta che io ho messo le canzoni, ho fatto il taglio di tutte le clip e più o meno ci sono, un'altra cosa che vado a fare, adesso qui ti chiederai perché ci sono delle clip su e delle clip giù, semplicemente per distinguere le clip dei preparativi dello sposo da quelli della sposa e metterli in modo, equilibrato, quindi un po' sposa, un po' sposo, un po' sposa, un po' sposo. Alla fine di questo mio tutorial vedrai il video finale, così da vedere il risultato finale di questo video, di questo matrimonio. Solitamente come inizio? Inizio se ce l'ho con una bella clip drone. Quindi una bella clip aerea dove vado a metterci il nome della coppia sopra. Quindi in questo caso, ad esempio, le canzoni non le faccio partire anche per una questione di copyright, non vorrei mai che mi viene bloccato il video su YouTube, però facciamo partire il video, vi faccio vedere questo come inizia. Vedete? Inizia così.
E sopra ci metterò, adesso magari lo facciamo insieme, il nome della coppia. E poi inizia così, con i preparativi della sposa, qualche dettaglio. Le clip sono già stabilizzate. Come faccio? Io, una volta che ho fatto tutti i miei bei tagli, quindi ho fatto tutte le clip, eccetera, cosa faccio? Vado una ad una su ogni clip. Qui a destra sugli effetti vado su effetti video, distorsione, stabilizzazione, alterazione. Tengo premuto stabilizzazione, alterazione e lo trasporto sulla clip desiderata. Ok, in questo caso non lo metto, se no mi incasino. Lo trasporto e qua verrà attivata appunto la stabilizzazione, alterazione, verrà aggiunto questo effetto. E questo fa sì di stabilizzare la clip. Ok, infatti vediamo la differenza. Così è stabilizzato, vedi che il movimento è fluido. Vediamo la clip non stabilizzata. Se lo noti, è molto più tremolante il movimento, ok? Questo ovviamente perché facendo il video a mano libera ho bisogno, oltre che della stabilizzazione eventualmente del corpo macchina e dell'obiettivo, ho bisogno anche di dare un'ulteriore stabilizzazione in fase di editing. E quindi via così. Per tutte le clip, quindi per ogni clip prendo trasporto e qui metto 10%, prendo trasporto e metto 10% perché di default è il 50% che è troppo, quindi si mette, si trasporta sulla clip 10, è un lavoro un po' palloso, un po' noioso, però va fatto per tutte le clip. E così si va a stabilizzare tutto il video. Altra cosa che faccio è quella di applicare un livello di regolazione, ok? Quindi così non c'è, così c'è. Cosa voglio dire? Allora, io faccio qui in basso a sinistra, adesso qui non ci vedi, ti disattivo un attimino, adesso non mi vedi, però almeno vedi cosa c'è dietro. Qui in basso a sinistra faccio tasto destro nel vuoto, nuovo elemento, livello di regolazione. Quindi aggiungo un livello di regolazione, ok, viene fuori questo, prendo, lo trasporto qui, ok, questo qui rosa è il livello di regolazione. Il livello di regolazione mi permette di applicare sopra le mie clip un livello di regolazione a livello di colori che mi permette di dare il mio stile al video, i miei colori, le mie tonalità al video. Cosa faccio io? Vado sempre su effetti, su predefiniti lumetri, pellicole e la prima, quindi Fuji Eterna 250D bla bla bla. Tengo premuto e trasporto su livello di regolazione. Dopodiché, vedi, viene qui l'effetto. E cosa vado a fare? Vado semplicemente, solitamente, ad aumentare un pochino le ombre, quindi qui ho un 30, a abbassare un po' l'intensità della luce, metto di solito 70, a dargli un effetto sbiadito, che di solito metto 40, e poi basta. Per il resto, un meno 0,2 di vignettatura. Per il resto vado a lavorare sulla clip singola, cioè ad esempio questa qui secondo me è un po' sottoesposta di clip, la vorrei sovraesporre, quindi la seleziono, poi vado su colore, mi assicuro di bloccare il livello di regolazione, dopodiché appunto agisco sulla clip e vado ad aumentare un po' l'esposizione, ok? Ecco fatto. E poi vado avanti e cerco di regolare le varie esposizioni in base al mio gusto, ok, un po' come se stessi post producendo delle foto, vedi? Però vado solo semplicemente a lavorare sull'esposizione. Questa mi va bene, questa mi va bene, questa mi va bene e via dicendo. Vado avanti così. Questa mi va bene. Adesso non lo so fare per tutto il video, se no stiamo qui una giornata. No, una giornata no, però quindi così. Poi andiamo a mettere i nomi. Ok, nella prima clip cosa faccio? Vado su Graphics, faccio testo, clicco sopra, scrivo il nome della coppia che si chiamano Giulia e Massimo, seleziono tutto, gli do quello che gli voglio dare come carattere, che in questo caso di solito do il Nori, mi pare, sì. Ok, do un po' di ombra alla scritta, ovviamente la ingrandisco perché è troppo piccola e poi la vado a mettere centrata, quindi qui faccio
faccio centro, qui centro, qui centro, e bella centrata. Ovviamente cosa succede? Che devo fare in modo che la scritta compaia e scompaia in dissolvenza, quindi la scritta la faccio iniziare e finire, la faccio iniziare leggermente dopo il video del drone e finire prima che finisca la clip del drone, quindi così, e poi faccio effetti, vado su transizioni video, dissolvenza pellicola, lo metto all'inizio e alla fine e possiamo poi vedere il risultato. Ok, e questo è l'inizio del mio video. Ovviamente finisce in modo brusco e ricomincia in modo brusco perché è messo a ritmo di musica, di canzone, quindi adesso poi io voglio mettere il video ma non lo so se potrò, sempre per la questione del copyright, al massimo lo metto senza musica purtroppo, e vediamo, l'importante è che capite un po' com'è il mio stile, come viene il video, anche se lo potete vedere già da qui, quindi lo potete già vedere senza bisogno di mettere... Vabbè, io ve lo metto tutto il video alla fine, al massimo ve lo guardate senza musica che è un po' brutto, però almeno vedete come viene. Ok, qui ad esempio sono sottoesposto, allora vado su colore e mi vado a regolare l'esposizione, ecco qui, ok? E vado avanti così per tutto il video. Quindi, una volta che tutte le clip sono esposte bene, sono stabilizzate, che gli ho dato l'ordine che voglio, se devo cambiare qualcosa, che ho eliminato quello che devo eliminare per arrivare bene alla fine della canzone e magari finire con una clip in dissolvenza, il mio video è pronto, ok? Come vedete non metto effetti strani, non metto transizioni strane tra una scena e l'altra, non ci sono scene a velocità naturale e rallentata, ma sono tutte rallentate, non mi complico le cose, io un video così lo faccio in una giornata lavorativa, ragazzi, non mi vado a complicare le cose, anche perché, vi ripeto, io faccio un servizio ibrido, quindi è un approccio semplice, non è un approccio complesso. Se facessi il videomaker, facessi solo video per tutta la giornata del matrimonio, magari sarebbe a quel punto un controsenso consegnare un video così, perché è un video che se dovessi fare per 12 ore solo video, non posso consegnare un video di soli 8 minuti con i momenti salienti e tutto rallentato. Dovrei, se facessi solo il video per tutto il giorno, consegnare un video più lungo, più complesso, più articolato, perché avrò più scene, perché posso fare più cose. Ma non è questo il mio approccio a quello che vogliono i miei clienti, non è questo quello che offro io con il mio servizio ibrido, ok? Quindi queste sono le cose che faccio, le canzoni, taglio le clip come vi ho fatto vedere all'inizio, le faccio durare quanto le due canzoni, quindi cerco di regolarmi, le sposto se le devo spostare, so una clip che ci sta meglio, che sta meglio prima piuttosto che dopo, do il mio livello di regolazione che adesso qui finisce prima ma in realtà lo devo far durare ovviamente per tutta la durata del video, così vado a regolare l'esposizione delle varie clip, all'inizio abbiamo messo i nomi della coppia e direi ragazzi basta, poi alla fine una volta che il video è finito, adesso poi lo vado a finire, una volta che è finito si va su esporta e semplicemente io lo esporto così, video come sorgente, quindi un full HD 1920x1080 24 fps, qui facciamo rendering alla profondità massima, usa massima qualità di rendering, interpolazione di tempo gli do flusso ottico che così è un pochino più fluido e basta, tutto il resto non lo tocco, dopodiché esporto ragazzi, e quindi questo è come vado a editare, a montare il video di un matrimonio. Qui possiamo vedere magari qualche pezzo della cerimonia, ok, qui la sposa che entra con il papà, ok, arriva, vi faccio vedere lo scambio delle fedi, che a volte mi chiedete ma come fai a fare foto e video con lo scambio delle fedi, faccio vedere il video, poi c'ho anche le foto, a parte che in chiesa eravamo in due, però ragazzi in due con il servizio ibrido non significa che uno fa le foto e uno fa il video, se no non è più servizio ibrido, significa doppio operatore ibrido, quindi doppia copertura foto e video da due angolazioni. Questa ragazzi è una cosa che secondo me ha un valore estremo per i miei clienti, perché ha solo due operatori in chiesa e tutte e due fanno foto e video, cioè è l'equivalente di avere quattro operatori.
È tanta roba, secondo me. Siamo quasi allo scambio delle fedi, vedete, poi non è che serve chissà cosa per fare un video in chiesa, cioè non è che posso muovermi di qua e di là, cioè sono video statici, vedete, io qui facevo foto e video, cioè con la mano sotto facevo il video, vedete come sono stabile e fermo, e con la mano sopra facevo le foto, come faccio vedere anche in altri miei video. Ok, poi qui c'è, vabbè, le firme. Il lancio del riso con, vabbè, gli sposi che sparano l'acqua, va bene, e via dicendo. Poi ci sono tutti i momenti del dopo cerimonia, quindi qui possiamo vedere. E qui invece ero da solo, ok? Qui non eravamo più in due, ero da solo e facevo foto e video. Naturalmente qui le cose si semplificano perché faccio foto e video in modo alternato, un po' foto, un po' video, un po' foto, un po' video. Qui abbiamo tutta la calma del mondo nel rispetto delle tempistiche, anche della location, ma di fare foto e video, cioè, si fa tranquillamente in modo alternato. E vi faccio vedere anche un po' di drone. Ok, la coppia è anche più tranquilla, avere un unico operatore che ti fa foto e video. Loro sono molto più sciolti, più tranquilli, senza avere 2000 operatori come a volte usa. Qui gli ho dato un po' un effetto velocizzato e rallentato, c'era un sacco di vento questo giorno, ragazzi, infatti non l'ho fatto volare tanto. Ok, e poi un po' di drone l'ho fatto anche nella location, quindi per far vedere nel video anche un po', presentare un po' la location, che era una villa. Ok, e boom, foto, video, drone da solo, anche durante il ricevimento da solo. Ok ragazzi, non manca nulla. Qui un po' di flickering, purtroppo per le luci, però risolvo anche quello, magari se volete capire come ci posso fare un video a parte. E vabbè, qui devo ancora regolare un po' di cose, però penso abbiate capito, ok, qual è il mio procedimento. Quindi anche oggi io spero che questo video vi sia piaciuto, magari non chiudiamo proprio col prete così che parla, chiudiamo con una bella immagine degli sposi, ok. E spero che il video vi sia piaciuto, ragazzi. Se volete più video come questo, quindi tutorial, post produzione, ditemelo, lasciatemi un commento e lascia un like, iscriviti al canale e come sempre noi ci vediamo nei prossimi video. Ciao!